Siamo al Ministero della Salute con Valentina Faricelli, presidente di Non Ascoltami, e Mauro Menzietti, l'ideatore di questa associazione e non soltanto, delle campagne connesse di comunicazione e di prevenzione. Si è tenuta oggi, in occasione della giornata dell'udito, questo grandissimo appuntamento che ha visto anche la presenza del Ministro della Salute Beatrice Lorenzin, che vuole lanciare un messaggio che non è solo Non Ascoltami, ma anche i giovani, gli adolescenti, quindi tutti coloro che sono in qualche modo sottoposti a un rumore, a un inquinamento tale per cui l'udito può essere compromesso. Valentina, la sua associazione vuole puntare proprio l'attenzione su questo con il programma L'udito è uno strumento prezioso, quindi allargarsi dal nonno, quindi non soltanto in età adulta, ma anche verso i giovani. Quali sono le iniziative che avete previsto per questa campagna e il messaggio fondamentale che avete voluto lanciare oggi? Certamente, il messaggio lo recepiamo dall'allarme dell'OMS, che ci parla addirittura di 1 miliardo di persone a rischio proprio per un uso scorretto dei dispositivi audio. Sono i giovani di oggi, saranno gli anziani di domani, quindi una società che rischia di affrontare pesantemente il problema del disturbo uditivo. Con la nostra campagna Udito strumento prezioso, collegata al video Ascolta responsabilmente, poniamo proprio l'accento sull'importanza di preservare questa funzione di senso così importante. Vogliamo educare i giovani, spesso inconsapevoli, a preservare il loro udito. Abbassare il volume in questo senso è fondamentale, la prevenzione anche in questo caso è fondamentale. Il disturbo uditivo ha questa caratteristica dell'irreversibilità e quindi perché non prevenire, perché non curarlo in tempo? Grazie. E il dottor Menzietti, volevo chiedere una battuta sul fatto che l'idea ovviamente è straordinaria, è riuscita a colmare anche un gap importante nella comunicazione tra i professionisti del settore, nel senso c'erano medici, c'erano tecnici, oltre ai rappresentanti delle aziende, dell'industria dell'audioprotesi, ma non soltanto. Questo è un goal importante, insomma un obiettivo importante che avete raggiunto, quindi un successo personale oltre che dell'associazione che lei rappresenta. Sicuramente è un grandissimo obiettivo e anche un punto di partenza. Abbiamo riunito le forze, oggi c'era ben rappresentata tutta la comunità scientifica italiana, c'erano i rappresentanti delle istituzioni, c'erano le aziende locali, c'erano i tanti volontari, c'erano un po' tutti i soggetti che devono in qualche modo unire le forze e lanciare un messaggio importante, che è quello della prevenzione. Ce lo ricorda l'Organizzazione Mondiale della Sanità, prevenzione significa sicuramente risparmiare nel campo che conosciamo bene, che è quello dell'audiologia, significa anche riuscire ad intervenire in tempo prima che le conseguenze di una patologia diventino molto più gravi della patologia stessa. Quindi parola d'ordine prevenzione. Abbiamo avuto, ripeto, i migliori rappresentanti del campo, credo che sia questa la chiave, l'unione fa la forza e direi che è un ottimo punto di partenza. Ecco, avete costituito un comitato scientifico della vostra associazione, quali saranno i prossimi passi? Si parlerà sicuramente anche di unire le forze dal punto di vista dei vari attori coinvolti nel settore proprio. Il comitato scientifico è fondamentale, noi abbiamo messo al centro il medico specialista, è lui che in maniera del tutto volontaria e gratuita decide di andare in piazza e di passare la giornata a disposizione della gente che si rivolge a lui per un contatto informale, per un consiglio, un conforto e per eventualmente diagnosticare o in qualche modo indirizzare una ipoacusia trascurata. Il medico è al centro, abbiamo creato questo comitato scientifico con cui vogliamo senza dubbio produrre ogni tipo di azione utile a sensibilizzare l'opinione pubblica e utile a far sì che sempre più persone prendano coscienza di un problema troppo spesso trascurato. Chi fa questo lavoro, chi ha detto i lavori come lei, come noi, sa bene che ogni giorno vediamo persone che arrivano in ritardo a prendere coscienza del problema e a cercare una soluzione. Questo ritardo si ripercuote su tutta la catena di qualità, dal
quella del medico, dell'audioprotesista, dell'audiometrista, ed è sicuramente un problema che possiamo risolvere con campagne come queste. Viva Nonno Ascolta! Un ultimo messaggio per i medici, i professionisti che sono magari in zone come la Sicilia e la Sardegna che avete citato e che non sono ancora raggiunte dalla campagna Nonno Ascoltami, che comincerà in autunno. Chi volesse fare il volontario può concordare con voi. Mettersi d'accordo con l'associazione Nonno Ascoltami, è a disposizione per fornire il know-how, il supporto logistico, tutto quello che serve per mettere in piedi questo tipo di evento, perché di fatto è un evento che porta in piazza l'ospedale in un contesto di festa, gioioso, è un'organizzazione molto articolata. Chi vuole farlo è a disposizione, noi siamo qui. Molti complimenti, buon lavoro. Grazie. Grazie.